Allora, ciao a tutti, questa è una ricetta, oggi facciamo le olive all'ascolana. Allora, per farle, prima di tutto, bisogna tagliare le olive in questo modo. Allora, come se fosse un'elica. Cercando di non romperla, si parte dall'inizio e si gira tutto intorno. Così. Fino alla fine. Poi il nocciolo, via. Così che venga come se fosse chiusa ma senza il nocciolo. Qui ne ho già preparate altre, quindi adesso continuiamo. Invece per l'impasto dentro di carne. Allora, ci vogliono per una ventina di olive circa 2 etti di carne macinata. Mando io ho scelto, eccolo. Mettiamo dentro la scodella. Poi circa quasi un etto di parmigiano grattugiato, un po' di meno. Questo ripeto per 20 olive. Poi due uova, eccole. E poi si mischia bene tutto. Ma io con le mani non è molto elegante. Ecco qui l'impasto di carne con il parmigiano e le uova. E appunto, se manca liquido mettete un altro uovo, se invece vi sembra troppo papposo mettete più parmigiano. E in alcune ricette mettono anche la noce moscata, ma questa tradizione di famiglia di fare le olive all'ascolana, perché io sono marchigiana e noi non ce la mettiamo perché viene troppo forte poi quando si frigge. Allora, adesso dobbiamo fare delle palline con la carne, prendere un'oliva e girarcela intorno, così. Così. E così con tutte le olive. Si fa una pallina, poi vabbè, più grande o più piccola a seconda delle olive che abbiamo preso. E lo si chiude così. Faccio vedere un'altra perché magari è meglio. Si gira e lo chiudiamo. Allora, ho riempito le olive con la carne, però me ne sono venute di più, quindi le dosi che vi ho date sono per circa 30 olive. Allora, adesso che le abbiamo riempite con le olive con la carne, le passiamo prima nella farina, poi nell'uovo, un uovo sbattuto per bene. E il pan grattato. Allora, faccio vedere, non è difficile. Ripassi prima nella farina, così. Poi nell'uovo, mescoli bene e poi nel pan grattato. Ok, lo lasciamo qua. Poi un'altra, prima la farina, poi l'uovo, mescoliamola e poi nel pan grattato. Allora, ecco qui che abbiamo preparato le olive passate nella farina, poi nell'uovo, nel pan grattato e abbiamo messo l'olio a bollire, a friggere, come si dice, a bollire, bollire. Io uso questo anche se molti dicono di usare l'olio di oliva perché è più leggero così, ma secondo me dopo quando le olive sono fritte viene più pesante, quindi uso questo apposta per friggere. Si mette l'olio sul fuoco e per capire quando è pronto ci si butta una mollica di pane e quando la mollica di pane vedi, fa così come se friggesse che torna su e vuol dire che l'olio è pronto. Vabbè, la prendiamo e buttiamo. Quindi adesso ci mettiamo le olive, magari senza. Un po' di questo no, poi darmi questo. Allora, adesso le olive stanno friggendo circa una decina di minuti. Verso i 2-3 minuti abbassiamo un po' il fuoco, che prima era abbastanza alto, in modo che continuano a friggere ma la carne dentro si cuoce, perché ricordiamo era cruda.
E tra un po' magari gli diamo anche una girata, visto che l'olio non le copre totalmente. Ecco qui le olive che dovrebbero essere pronte, quindi adesso le scoliamo, scoliamo l'olio. Sono passati un po' più di 10 minuti, 12, qualcosa del genere. Quindi adesso le togliamo, cercando di scolarle. Ah, ecco lo Scottex. Mettiamo lo Scottex per farle. Quindi ecco qui le olive finite, olive alla scolana. Spero vi sia piaciuta questa nuova ricetta, ve le consiglio pure il giorno dopo, che sono anche più buone. Quindi alla prossima, ciao!